Alla sesta iterazione della famiglia Xperia Z di Sony arriva la terza iterazione della serie Compact di Sony, in questo caso Z5 Compact. Le novità sono più di quelle che potrebbero sembrare ad una prima occhiata. Abbiamo una nuova fotocamera, un design leggermente diverso, un lettore di impronte digitali e allora andiamo a scoprire Sony Xperia Z5 Compact. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nella recensione di Sony Xperia Z5 Compact, ovvero il nuovo top di gamma dell'azienda Sony, ovviamente Android, compatto. Quindi cercheremo di capire di preciso che cosa vuol dire, quali sono le rinunce, quali sono invece le rinunce che non sono state fatte all'interno di questo piccolo compact. Questo è il terzo compact, se non vado errato, anzi dovrei essere abbastanza convinto di questa cosa, è il terzo compact messo in commercio. Confezione di vendita, all'interno del quale abbiamo il cavo USB, micro USB e nient'altro. Tra l'altro, vedete, questa è proprio la confezione Sony italiana, il che è veramente molto molto strano avere una confezione così tanto scarna, neanche l'alimentatore all'interno di questa confezione italiana di Z5 Compact. Via la confezione, quindi dentro il nostro smartphone top di gamma. Eccolo qua, Z5 Compact, scusate, correggo un attimo l'inquadratura. È smartphone molto molto pregiato dal punto di vista estetico e costruttivo. Il vetro qua dietro è adesso satinato. L'effetto è veramente bellissimo, secondo me, da guardare, ma ha un difetto. L'azienda, tra l'altro, sul sito scrive effetto satinato, adesso vetro satinato per un effetto ancora più liscio. Sì, è così liscio che questo smartphone è veramente scivolosissimo, è veramente una saponetta, questo bordo non aiuta. Il design è un po' industriale, un po' militare, se vogliamo. A me piace, ma capisco che possa non piacere a tutti. Tutte le persone, che mi hanno visto con questo smartphone hanno solitamente avuto pareri molto contrastanti fra di loro, e quindi, c'è a chi piace molto, c'è a chi piace così così, c'è a chi non piace proprio per niente. La batteria è una 2700 mAh, non removibile, supporta la ricarica rapida, il che è sicuramente un grandissimo vantaggio perché lo smartphone si ricarica veramente in pochissimo tempo. La fotocamera qua dietro è una 23 megapixel, qui abbiamo qualche indicazione in più. In realtà questa 23 megapixel è una 25 megapixel, il sensore è da 25, ma le foto tagliate nel formato 4 terzi vengono a 23 megapixel, singolo LED flash. Qui accanto è sempre mantenuta la certificazione IP68, anche se adesso non c'è più lo sportellino. In realtà non è la prima volta, ma rispetto al passato non c'è più lo sportellino sulla porta micro USB, grandissimo vantaggio. Qua sotto abbiamo sì uno sportellino, lo sportellino ci dà l'accesso però alla nano SIM e alla micro SD. Qua abbiamo poi un cartellino di plastica da tirare fuori con tutti i dati sulle certificazioni e sui dati IMEI, che è molto bello perché almeno non sono stampati qui sul retro dove c'è solo NFC, Sony e Xperia, ma tra l'altro dipende da come batte la luce, vedete, scompaiono all'interno della scocca. E abbiamo l'immancabile, ops, l'ho sbloccato, l'immancabile foro per il laccetto, grazie Sony per questa attenzione. Il microfono, il tasto della fotocamera, il bilanciere del volume, che onestamente è un po' piccolo, sembra quasi un tasto unico, invece è un bilanciere del volume, e il tasto di accensione dentro il quale si nasconde il lettore di impronte digitali. Abbiamo qua sopra il secondo microfono, non c'è l'infrarosso, ma sui Sony al momento non c'è mai stato, e la porta. Il jack audio. Frontalmente abbiamo due aperture molto molto sottili, vi faccio vedere, una nella parte superiore e una nella parte inferiore, che poi andremo ad analizzare. Allora, avete visto cosa è successo? Ho cercato di sbloccarlo. Il fatto è che magari con la mano destra è molto più facile perché impostando il pollice finisce esattamente là sopra e si sblocca abbastanza velocemente. Con l'altra mano invece succede, vedete, spesso e volentieri, riprovare. Secondo tentativo, sono dentro. Con la mano sinistra, nella mia esperienza, mi ci è voluto sempre un paio di tentativi. La posizione, secondo me, è sfortunata qui sul lato, è veramente sfortunata. Capisco che Sony non abbia voluto metterlo né frontalmente né posteriormente per non sciupare un design che può piacere o per non piacere, ma è sicuramente un design molto iconico di Sony che Sony non è intenzionata al momento ad abbandonare. Dimensioni 127, 65, 8,9 mm di spessore, sembra un mattone. Un po' tutti hanno commentato che sembra spesso, in realtà non è così tanto spesso, ma è la forma così tanto tagliente, così precisa, con questo bordo esterno qui fuori così tanto
cioè spesso esattamente 8,9, così come spesso 8,9 nel mezzo, che lo fa sembrare più spesso di quello che poi in realtà questo smartphone è. È presente un LED notifica, qua su in alto a destra, lo schermo è un 4 pollici e 6, quindi una dimensione che ormai non siamo veramente più abituati a vedere, IPS 1280x720 pixel. I colori sono abbastanza buoni, si regolano bene tramite le impostazioni del display, dove possiamo andare a scegliere se abilitare la modalità X-Reality for Mobile, che comunque si attiva soltanto con la foto, con le foto e i video, e soprattutto andare a bilanciare, ecco qua, tutti i vari colori, fondamentalmente il bilanciamento del bianco per avere una temperatura più o meno fredda in base ai nostri gusti. La luminosità si adatta in automatico, solo che in molte situazioni, adesso qui la luminosità è ottimale, ma la luminosità non è stata così precisa come avrei voluto, nel senso che solitamente rimaneva sempre un pochino più scura di quello che volevo. Sicuramente lo fa per mantenere un'autonomia migliore, ma guardate quanto più luminoso diventa questo schermo se io vado a disabilitare la luminosità adattiva. Certo, non è che lo debba tenere per forza al massimo, però è giusto un esempio per farvi capire il mio punto. Supporta il doppio tap per risvegliarlo, ovviamente avete visto, se avete messo l'impronta 1, 2, 3, 4, al quarto ce l'ho fatta. Se avete messo l'impronta non vi basterà ovviamente tappare per poterlo sbloccare. E andiamo avanti. Android è la versione 5.1, no, 5.1.1 personalizzata con l'interfaccia di Sony, interfaccia di Sony leggermente rivista. Non abbiamo più nel drawer quella pagina a sinistra con tutte le opzioni, abbiamo adesso qua un comodo ordin app decisamente più funzionale di quello che era prima. Abbiamo sempre nel multitasking qui la possibilità di attivare delle piccole app che si aprono in una finestrina in modo da potercele portare sempre appresso. Vi faccio vedere tra l'altro che se la finestrina non ci interessa la schiacciamo verso destra e rimane un puntino che possiamo appunto portarci sempre dietro. Questo era il video che avevo registrato, scusate. Possiamo portarcelo sempre dietro e quindi vedete rimane lì pronta per essere nuovamente aperta quando vogliamo. Il processore è uno Snapdragon 810 octa-core fino a 2 GHz, i 4 core più potenti arrivano fino a 2 GHz, supportati da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibili tramite micro SD. Allora, per quanto riguarda il processore ci sono molti dubbi: scalda, non scalda, consuma, non consuma. Allora, in standby questo smartphone non consuma veramente niente. Ora, è una esagerazione, consuma molto poco. Durante l'utilizzo classico, soprattutto non per periodi troppo prolungati, consuma veramente poco. Mi sono trovato bene utilizzando in modo magari sporadico, quindi non per magari guardarsi un film di un'ora o farsi una partita di un'ora. L'autonomia è veramente veramente notevole. Se poi associamo a questo la presenza di risparmi energetico come quello stamina o quello ultra stamina, soprattutto quello stamina che permette di scegliere alcune applicazioni per far sì che possano ancora connettersi a internet e impedire alle altre di connettersi a internet, tra l'altro possiamo scegliere di farlo attivare in automatico sotto un certo livello in modo, avete visto, è cambiata l'icona. In più c'è il risparmio energetico se vogliamo più classico, la possibilità di creare una coda background che è molto funzionale e che anche se la tenete attiva non noterete grandi differenze, l'autonomia è buona. Quando è che le cose cambiano? Le cose cambiano con un utilizzo soprattutto prolungato, non tanto app esageratamente pesanti, quanto con un utilizzo prolungato. Lo smartphone diventa tiepido, devo dire che non è mai diventato però infuocato, non è mai stato ai livelli magari di un G Flex 2, ma anche di uno Z3 Plus, uno Z3 Più. Le temperature sono sempre state abbastanza buone, tra l'altro questo mi è stato confermato anche dai benchmark, che anche dopo un primo passaggio, anche se facevo girare i benchmark un paio di volte una dopo l'altra, il risultato rimaneva comunque abbastanza buono. Solitamente non è così, solitamente il benchmark peggiora al secondo giro perché lo smartphone nel frattempo si è scaldato e a causa del throttling della CPU la potenza erogata è minore. Qui devo dire che le temperature sono abbastanza domate. Diciamo che, considerazione rapida per concludere, secondo me l'810 qua dentro è sicuramente una storia ben diversa da quella che abbiamo visto dentro lo Z3+. Si poteva forse fare meglio, ho visto fare meglio, un esempio il OnePlus 2, ma devo dire che dentro questo Z5 Compact ho trovato un buon rapporto fra prestazioni e autonomia di questo Snapdragon 810.
Connettività LTE fino a 300 megabit per secondo, Wi-Fi A, B, G, N, A, C, e per quanto riguarda la connettività abbiamo ancora tanto tanto altro. Abbiamo il Miracast, abbiamo il MirrorLink, abbiamo il DLNA, abbiamo la possibilità di attaccare, di collegare via wireless un controller DualShock, di utilizzare il telefono connesso in modalità USB in modalità diverse. Sony si conferma veramente ottimo per quanto riguarda la connettività, e c'è anche la radio FM. Andiamo nel browser, che in questo caso è Chrome. Andiamo su Repubblica. Carichiamo il sito desktop. Ok, ci siamo quasi. Ok. Veloce. Veloce anche lo zoom, ovviamente quando scrolliamo senza aver caricato le immagini un pochino peggio, ma per il resto guardate, veramente anche facendo zoom, che poi nella vita reale non si fanno mai, non c'è veramente mai dell'attesa per quanto riguarda il render nuovamente del testo, ma è sempre molto molto veloce. Andiamo nella applicazione per la musica, Walkman. No. Tra l'altro devo fare una considerazione, mi sta un po' perdendo perché ci sono veramente tante app preinstallate. Quelle di Sony secondo me ci stanno, ma quelle di terze parti secondo me Sony sarebbe arrivato il momento che se ne sbarazzasse, per dire Amazon Shopping, AVG, File Commander, magari mettere un file manager proprio, e poi ancora Spotify, Skype, WhatsApp, PlayStation Network, PlayStation, PS Video, Privilege Plus, sono veramente tante. Sony secondo me sarebbe arrivato il momento di fare decisamente un po' di pulizia, tanto che poi uno si perde e non riesce più neanche a trovare le cose che sono veramente utili. Musica, no, Walkman, scusate, sono le app, se sono aggiornate qualche mese fa con i nuovi nomi. Oops. Ok, avete sentito come sono entrambi degli speaker, il volume è abbastanza alto, la qualità è abbastanza buona, direi che Sony se l'è sicuramente cavata su questo punto. E vi parlo della fotocamera, c'è veramente tanto da dire sulla fotocamera. Cercherò di andare veloce, magari poi andate sul sito dove ho analizzato tutto ancora un pochino più in dettaglio. Si può aprire con il tasto di scatto, non amo io scattare col tasto di scatto perché poi di solito si creano delle vibrazioni non volute. Questo è... ecco qua il nostro androidino che ora fotograferò. Ecco qua. Allora, la messa a fuoco, vedete, se non siete voi a tappare non sempre è istantanea, però onestamente non ho mai avuto tanti problemi come ora in questo momento. Velocità di scatto, ecco qua. Nella media, sia la velocità di messa a fuoco che quella di scatto. Sony si vanta di scatti super super rapidi. Gli scatti sono rapidi, però come vedete ci sono delle eccezioni, non lo 0.03 secondi che in questo caso ha dichiarato Sony. Ho detto Samsung forse, perdonatemi, ma avete sentito in sottofondo una suoneria Samsung e il mio cervello ha subito ricollegato a Samsung. Mi piace in questa nuova interfaccia la possibilità di controllare rapidamente la luminosità e la temperatura di colore. Le ho utilizzate entrambe queste funzioni in questi giorni, devo dire che sono una comodità, però forse a questo punto dovrebbero stare sempre attive sul display, ma poi si può scegliere. Ho premuto... è impazzito... ho premuto qua sulle impostazioni per farvi vedere che adesso è possibile scattare al massimo della risoluzione anche in modalità automatica. Finalmente ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua. E poi... niente, non ce la posso proprio fare. Qui come vedete non ci sono molte opzioni perché la maggior parte delle opzioni si attiva andando in modalità manuale. Allora, avrete capito, a me questa interfaccia non fa impazzire, non è veloce a passare soprattutto da una modalità all'altra, sono delle app separate e questo ha dei pro ma anche dei contro. Ci sono delle funzioni simpatiche, maschera R, ritratto stile, abbiamo questo sticker creator dove possiamo creare degli sticker con le nostre facce o quello che vogliamo ritagliandole dalle foto, e poi possiamo scaricare anche nuove
opzioni. Allora, una cosa veramente stupefacente è lo SteadyShot, che è una stabilizzazione software, non c'è l'hardware dello stabilizzatore, quindi non c'è uno stabilizzatore ottico, ma è uno stabilizzatore digitale. Sfrutta il fatto che i video si possono registrare fino in 4K e registrandoli a 1080 quello che succede è che utilizza il resto dell'inquadratura, ve la sto un po' spiegando, lo fanno tutti quelli che hanno una stabilizzazione software, sia chiaro, utilizza il resto del video per, diciamo, raddrizzare l'immagine quando l'immagine traballa, senza ovviamente farci notare niente del genere. Qui con la tecnologia SteadyShot di Sony è veramente il risultato è veramente favoloso. Aspettate solo un secondo, vi faccio vedere questa cosa che è veramente veramente incredibile. Levo l'audio, ma vi confermo che anche l'audio è buono, onestamente veramente sorprendente. Sembra che io stia camminando per strada utilizzando un carrello professionale, uno stabilizzatore professionale, veramente sorprendente. Non c'è purtroppo un buon tap to focus mentre si fa il video, il che secondo me è un peccato. E allora, per quanto riguarda invece le foto in generale, non è perfetta, non siamo ancora a dei livelli favolosi, soprattutto secondo me per colpa del software, ma ogni tanto, o almeno se avete la pazienza di fare degli scatti fatti bene, realizza delle foto sensazionali. Questa foto è veramente incredibile, guardate gli occhi, se riuscite a vedere, guardate gli occhi della mia gatta in questa foto. Diciamo che se come qualità Sony è riuscita ad arrivare al pari di altri come G4 e come S6, dove ancora non è riuscita è nel software, che secondo me non è all'altezza di questa fotocamera, con l'esclusione dei video a 1080 che invece sono veramente spettacolari. Fa anche video in 4K, ma i video in 4K non sono stabilizzati perché stiamo usando tutta l'immagine possibile, e appare anche il messaggino che ci dice che i video potrebbero interrompersi se lo smartphone diventa troppo caldo. Lo smartphone, come vi dicevo, qui si è un po' scaldato, ma è tiepido, non è bollente. Modern Combat 5, la GPU è un Adreno 430. Una cosa che non vi ho detto della fotocamera è che c'è la possibilità di bloccare il touchscreen. Questo ci viene consigliato quando lo schermo è umido. Il senso è, se stiamo magari usando lo smartphone in piscina o cose simili, disabilitando lo schermo possiamo fare le foto soltanto premendo il tasto, il che è molto molto comodo perché a volte l'acqua fa contatto elettromagnetico sul display ed è come se stessimo premendo dei tasti con le dita, e quindi magari può uscire, può cambiare impostazioni, potrebbe fare lo zoom, quindi molto molto comoda la possibilità di bloccare il tutto. Rialziamo un pochino il volume, allora, camminiamo, e ovviamente cosa volete che vi dica? Qui la qualità c'è tutta, la potenza c'è tutta, forse non è lo smartphone perfetto per giocare perché 4 pollici e 6 sono forse un po' pochi per giocare, ma nel complesso si riesce perfettamente e soprattutto al massimo della qualità. Vedete anche la polvere in aria che fluttua grazie agli effetti, non so se riuscite a intravederla, grazie a questa GPU veramente molto molto pesante, e confermo che lo smartphone rimane tiepido ma non sta scaldando esageratamente. Porto un attimo fuori lo smartphone per fare la telefonata di prova. Ok, quello che stavo cercando di fare e dimostrarvi era che in questo caso invece l'audio esce soltanto da sotto, come già avevamo visto anche in altri smartphone e anche in passato. Sono presenti i temi che si chiamano motivi, possiamo applicarne vari e scorrendo in alto, come vedete, premendo su questa bustina possiamo scaricarne, ma soprattutto acquistarne altri dal Play Store. Abbiamo dalle impostazioni vediamo che è possibile utilizzare anche le notifiche prioritarie, ma in realtà poi non ci sono, perché se andiamo a regolare il volume vedete ci sono i volumi separati ma non c'è la gestione delle notifiche prioritarie. C'è un aggiornamento anche per Movie Creator che devo dire non è male, serve a creare piccoli filmati. Adesso
La cosa che mi piace, vedete, ne ha creati alcuni in questo periodo. La cosa che mi piace è che abbiamo adesso un tasto crea ora e ci permette di selezionare le ultime foto. Vedete, ci sta proponendo le ultime foto per creare un video a mano. Prima invece si doveva soltanto sottostare a quello che lui creava. In più abbiamo Party Share, che serve a fare foto insieme ad altri amici. Vedete, le foto caricate nell'app vengono condivise con tutti i partecipanti. In questo modo in pratica abbiamo tutte le stesse foto e allo stesso modo è possibile in questo caso riprodurre la musica su altri dispositivi, quindi un dispositivo ospitante e gli altri ospiti che riproducono la stessa musica, per avere quindi una specie di multi-room. Come vedete il segnale della Wi-Fi non è potentissimo, questa è una cosa che onestamente avevo notato, mentre invece non ci sono assolutamente cose del genere da segnalare per quanto riguarda la ricezione. Però è un po', vedete, un va e vieni. Onestamente, anche se il segnale qui si è dimostrato un po' ballerino, nella realtà poi comunque sono sempre riuscito a navigare senza problemi, anche a distanze abbastanza sostenute dal mio router wifi. Scusate l'interruzione, ma mi stavo strozzando e quindi sono andato a bere un po' d'acqua perché non riuscivo più a continuare il video. Quello che vi stavo mostrando prima che iniziassi a strozzarmi era l'applicazione Galleria. Ve l'avevo già fatta intravedere, ma secondo me merita, perché è un'applicazione veramente completissima che offre opzioni come la divisione fra foto preferiti, video, luoghi, effetti della fotocamera, cartelle, volti, ve li sto leggendo ma insomma lo vedete anche da voi, e anche la navigazione dei contenuti nella rete locale o nel cloud di Facebook, Picasa o Flickr. Come avrete capito, ci sono delle cose che mi sono piaciute più di quanto pensassi in questo smartphone e delle cose che mi sono piaciute meno di quanto pensassi in questo smartphone. Mi è piaciuto il design più di quello che avevo visto a Berlino durante la sua presentazione. Mi è piaciuta anche la fotocamera, la qualità delle foto, soprattutto la qualità dei video. Non mi ha convinto ancora l'applicazione della fotocamera, non mi ha convinto il lettore di impronte, non perché non sia particolarmente preciso, ma perché la posizione secondo me è sicuramente sfortunata. Mi è piaciuto ovviamente il fatto che lo smartphone sia compatto e sia ancora resistente a polvere ed acqua, e mi ha convinto anche abbastanza l'autonomia. Nonostante il processore Snapdragon 810, l'autonomia di questo smartphone è leggermente superiore alla media dei top di gamma di quest'anno. Quanto costa Z5 Compact? 599 euro. Purtroppo il prezzo sale e sale ancora. Noi l'abbiamo preso a 559, sono già 40 euro di sconto al momento del lancio. Noi l'abbiamo preso su eprice.it, sperando che il prezzo possa scendere ancora rapidamente. Questo Compact è un Compact interessante, certo non è che ci sia chissà quale concorrenza, ma Z5 Compact ha sicuramente dei punti forti. Non riesce però purtroppo anche in questa sua terza iterazione ad essere perfetto. Per questa recensione di Sony Xperia Z5 Compact è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.